Ciao ragazzi, ben ritrovati. E quindi una partita che sulla carta sembrava semplice, invece non ce la portiamo a casa. Same old true story, direbbe qualcuno. Sinceramente non ho neanche voglia di prendermela più di tanto. Mi aspettavo questo tipo di partita, lo avevo anche detto nei giorni scorsi, perché conosco i miei polli, conosco questa squadra, conosco questo allenatore. E quindi le cose da registrare sono sempre le solite. Un toro che è arrivato a febbraio non ha ancora capito come si gioca con le piccole, un toro che ha un piano A che non funziona e non ha piani B per provare a cambiare le inerzie di partite bloccate, un toro facilissimo da leggere dal punto di vista tattico, basta difendersi col blocco basso e ci hai completamente disinnescati e metti insieme tutte queste cose ed ecco che anche la sfida in casa con l'ultima in classifica può diventare complicata, come effettivamente è stata in 1-0-0, che mi viene da dire sia il risultato più giusto per quello che si è visto in campo, e anzi la parata salva risultato alla fine l'ha fatta Milinkovic-Savic su Dia. Diciamo che oggi sarebbe stato meglio perdere. A un certo punto della partita non vi nascondo che me lo auspicavo, perché purtroppo per ragionare con tanti tifosi c'è bisogno di sbattere proprio la testa, perché tanti non guardano la partita ma ragionano soltanto in base al risultato. E allora se per fargli aprire gli occhi bisogna perdere, ecco oggi sarebbe stato molto buono perdere, perché magari si capirebbe in maniera definitiva che questa squadra qua va responsabilizzata anziché coccolata e protetta, soprattutto quando in campo fornisce prestazioni, se così vogliamo definirle, di questo tipo. Prestazioni complessivamente insufficienti perché non si è fatto praticamente un tiro in porta in casa contro l'ultima in classifica, in una giornata dove ai tifosi non si può imputare nulla, visto che il popolo granata è stato chiamato a raccolta e ha riempito lo stadio. Mi rendo conto che questo non faccia differenza, lo ha detto lo stesso Juric nella conferenza di ieri, a me che venga o non venga la gente non me ne frega niente, lo ha fatto proprio capire, però ecco, almeno delle scuse per questa gente che oggi ha sprecato soldi e tempo per andare allo stadio, ecco, sarebbero duopo. Questo senza nulla togliere alla Salernitana, all'avversario al quale va reso l'onore delle armi, nel senso che comunque sono venuti a Torino, dovevano fare un certo tipo di partita, l'hanno fatta e si sono presi un punto che gli muove, anche se poco, la classifica, senza doversi neanche impegnare più di tanto, e questo è quanto. Certo, c'è una nota positiva anche per quanto riguarda il Toro. Anche oggi non abbiamo subito gol, sarà undicesimo, dodicesimo clean sheet del campionato. Ottimo. L'importante non è provare a creare, costruire del gioco, costruire azioni. No, l'importante è non subire gol. Non bisogna subire gol, perché nel calcio, infatti, non vince chi segna, vince chi non subisce i gol. Perché è risaputo che se tu non subisci gol, quindi insomma, rimani a zero nella casella dei gol subiti durante la partita, anche se non segni e la partita finisce 0-0, ti danno 3 punti. Giusto? Giusto. Quindi non subire gol è fondamentale. Poi, se per caso nel frattempo riuscissi anche a segnarne uno, è meglio. Ma se non lo segni, mi raccomando, il clean sheet, che noi dobbiamo battere il record europeo dei clean sheet. Poi arrivi dodicesimo, e magari certe partite replicate per tutto l'arco della stagione, inguardabili e irrispettose verso i tifosi, non fa niente. Questa con la Salernitana si aggiunge a quella con l'Udinese, a quella col Genoa, a quella col Cagliari, a quella col Verona, tutte in casa per una squadra, un allenatore che arrivati a febbraio inoltrato non hanno ancora capito come si affrontano un certo tipo di partite. Quindi ne prendiamo atto che al Philadelphia in settimana si lavora molto bene, citazione sempre dalla conferenza stampa di Juric di ieri, quindi se si lavora molto bene, ottimo. Mi viene da dire, pensa si lavorasse male, che cosa succederebbe, però non c'è problema perché si lavora bene, non ha importanza di quanta gente venga allo stadio a vederti, a sostenerti, che siano 20.000, 10.000 o 100, e soprattutto, altra cosa,
bel plurale usato da Juric ancora ieri in conferenza stampa. Le mosse con la società sono state tutte concordate. Ho parlato con Cairo, mi ha detto che c'erano dei paletti da seguire sul mercato, e sul mercato abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Quindi direi che con oggi, anzi con ieri, finisce la storia del povero allenatore vessato da una società brutta e cattiva. Tutto quello che è stato fatto è stato concordato, lo ha detto lui. Lo ha detto lui, quindi lo prendiamo per buono, o dobbiamo sempre andare a interpretazioni. Quindi ripeto, oggi è tutto conseguenziale a quello che è stato fatto e non fatto negli ultimi mesi, di un Toro che evidentemente lavora male, non bene, come dice Juric. Venendo alla partita, ma che dire, dicevo, pareggio complessivamente giusto, due squadre inguardabili, con gli ospiti che avevano l'unico obiettivo proprio di subire il meno possibile, cosa per la quale comunque noi gli abbiamo dato una grossa mano, e di conseguenza la partita o segnano gli altri o finisce 0-0. Ripeto, il clean sheet ce lo teniamo, lo mettiamo lì perché è molto importante, molto molto importante, perché metti che magari a fine anno ti manca qualche punto per inserirti nella lotta là davanti per il settimo posto, tu hai fatto tanti clean sheet, ti danno, non so, un bonus, una wild card, no, come al fantacalcio. Quindi mi raccomando, ora sabato sera Sassuolo, prepariamola bene la partita, cerchiamo di non subire gol, poi davanti al massimo, se capita proprio anche per caso, lo facciamo. Certo, è difficile che capiti, soprattutto se la partita va come quella di oggi. Che dire, tanto per cominciare, abbiamo battuto 12 calci d'angolo, se non li ho contati male, non ce n'è stato uno battuto bene, tanto per cominciare, e di conseguenza neanche uno in cui siamo stati minimamente pericolosi. Forse proprio l'ultimo, quello con quella girata in testa di Zapata, che ha fomentato il telecronista, la palla è uscita di 20 metri, telecronista fomentatissimo, perché giustamente dopo quasi 100 minuti di gioco di niente vedi una mezza palla che può diventare un gol, allora ti esalti, giusto per non addormentarti. Poi al 60esimo, brillante idea dell'allenatore, raga, qua si fatica a arrivare al limite dell'area avversaria, che si fa? Mettiamo una punta per un centrocampista, così ci mettiamo a tre davanti, e giustamente uno pensa, pioveranno palloni in area, così almeno da una mischia, una mezza deviazione, un contrasto, una spizzata, magari crei i compromessi per il gol. Ovviamente da quando è entrato Pellegri, palloni in area non ne sono stati buttati, non che prima le punte siano state così tanto rifornite, ma a maggior ragione con l'ingresso di Pellegri il gioco è stato passaggini orizzontali, palle indietro, Savic su Pellegri e a lottare sulle seconde palle che non abbiamo mai vinto, anche per merito dei difensori della Salernitana, che hanno fatto un'ottima partita, nello specifico Pierozzi e Pasalidis, tra l'altro gran bel difensore, se è questo, sono stati tra i migliori in campo, molto bravo anche Zanoli, mi è piaciuto, e anche il loro centrocampo ha fatto un'ottima partita, soprattutto di schermo e di contenimento. E quindi gran palloni buttati all'area infuso davanti, loro con grande fisicità ci hanno sempre fermato, annientato, depotenziato, e quindi non c'erano proprio i presupposti per andare a segnare. Con la palla per terra non crei nulla, con i palloni alti non crei nulla, sui calci piazzati non crei nulla, e quindi come deve finire se non 0-0? 0-0 perché sei stato molto bravo a non subire gol, questo sì, ma è 0-0, quindi un punto a testa, tu non hai fatto nulla, gli altri a tratti anche meno di te, primo tempo inguardabile, secondo tempo ancora di più grazie anche alle sostituzioni di un allenatore che l'ha dovuta forzare perché si è fatto male Rodriguez, poi inspiegabile al 60esimo l'ingresso della terza punta che non ha cambiato assolutamente l'inerzia del match, poi altri tre cambi, alla fine Lazzaro si è stirato probabilmente e non è potuto cambiare, e ringraziamo che la Salernitana aveva deciso di prendersi il punto, perché se avesse provato due o tre volte ad affondare sulla fascia di Lazzaro probabilmente sta partita la vinceva pure. Questo è stato in soldoni Torino-Salernitana di oggi, una roba per la quale, ripeto, un allenatore va davanti ai microfoni e anziché paraculeggiare dice chiedo scusa alla gente che oggi è venuta allo stadio, ma appunto come ha detto giustamente lui non gliene frega nulla, se, quindi in realtà è una roba di contorno, no, il pubblico quando non c'è lo si chiede, quando c'è
quando c'è, si forniscono prestazioni come quelle di oggi. E magari se parte qualche fischio, ma che stronzi questi che vengono allo stadio e si permettono pure di fischiare. Poi, non incominciamo ad accanirci su Sazonov, che oggi non ha fatto una buona partita, ma ragazzi, questi sono giocatori che vengono buttati in campo una volta ogni tanto. Come si fa a pretendere che abbiano continuità di prestazione e di rendimento? Cioè, se c'è uno dei meno colpevoli oggi è proprio lui, posto che, ripeto, non ha fatto una buona partita, però c'è gente che davvero negli spogliatoi sarebbe da catechizzare. Uno su tutti, Sanabria, che io lo adoro, ma oggi inguardabile. Anche Vlahovic molto male, era partito benino nei primi minuti, poi è sparito dalla partita, anche se io comunque non l'avrei cambiato, perché bene o male bisognava tenere il pallone per terra. Lazzaro lasciamo perdere, oggi anche male Bellanova, forse tra i meno peggio, ma complessivamente male. Si fa fatica a trovare delle prestazioni, non dico sufficienti, ma decenti nei singoli. Quindi è inutile prendersela con uno, ma Sazonov, ecco perché non giocava, del perché, del per come. Non giocava perché c'era Buongiorno, ma è chiaro che se li mettiamo a confronto, cioè da una parte un giocatore pronto, che si sta formando e che ha avuto continuità di impiego, dall'altra uno che di punto in bianco viene buttato in campo da titolare a comandare un reparto difensivo. Anzi, Sazonov io l'avrei lasciato pure in campo, non bruciandomi il cambio, con la munizione sulla testa, perché se non gioca queste partite qua, cioè quando le gioca? Quando gioca? Ditemi voi quando gioca. Quindi non prendiamocela con lui. Poi certo che se per 10 partite di fila fornirà prestazioni tipo quella di oggi, allora potremo cominciare a farci delle domande. Perché da queste robe qui ci siamo già passati. Oggi è stata una giornata come troppe altre in questo campionato, e la prendiamo come venuta. Ora, al di là dell'ironia, la prendiamo come venuta, tanto si è capito che con questo allenatore qua certe partite sono fuori dalla nostra portata, come quella con la Salernitana. Infatti, ora, pur perché prima parlavo di una sconfitta che sarebbe stata propedeutica, perché adesso col pareggio ci verranno a raccontare, a parte clean sheet, che ripeto, se non si fosse ancora capito, è ottima, come cosa. Continuiamo a non prendere gol, che andiamo nella direzione giusta. Ma poi, perché comunque la Salernitana è ultima in classifica proprio perché subisce pochi gol e perde poche partite, no? Se subisci pochi gol e perdi poche partite, sei ultimo in classifica. Quindi partita molto difficile da affrontare. E infatti è stata molto difficile, con tutte le complicazioni del caso. Abbiamo rivitalizzato un'altra squadra completamente morta, e quindi va bene così. Perché dobbiamo prendercela? Perché dobbiamo arrabbiarci? Ne prendiamo atto, ci prendiamo questo punticino in una giornata in cui la Fiorentina ha perso e in cui Bologna, di quell'allenatore che voi prendete per il culo, perdeva in casa, ha tirato fuori gli attributi, non le qualità, gli attributi, e quella partita l'ha vinta. Questa è la differenza tra noi e il Bologna, la convinzione di come si va in campo e delle idee dell'allenatore. Questa è la differenza. Ditemi come la pensate con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se volete. Se non volete va bene lo stesso, lasciate un like, seguitemi sui miei canali social, li trovate qua sotto in descrizione. Grazie per avermi ascoltato, ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro.